l'ufficio La Piave nasce il 9 aprile del 2017. Noi abbiamo sempre lavorato per portare una tipologia di birra naturale, fatta come deve essere fatta, con dei crismi facili per il cliente che poi la deve andare a bere, deve essere facile da bere, e in questi due anni abbiamo lavorato molto per far sì che le nostre ricette siano sempre meglio, sempre più buone, sempre più facili per i palati, e credo che in questo momento siamo veramente in buona forma. Questo è il nostro impianto di produzione, io sono Enrico, il birraio, magazziniere, un po' il tuttofare del birrificio. Noi siamo un birrificio agricolo, quindi portiamo il nostro orzo a maltare ad Ancona, alla Kobi, e ci arriva maltato e pronto per la produzione. La festa di domani sera è un piccolo ringraziamento a noi stessi primariamente, perché siamo ancora qua e non è una cosa da poco con i tempi che corrono. È un grazie per i nostri amici, per i nostri clienti, per i miei genitori, per i miei fratelli, per tutti quelli che credono sulla Piave e che continuano a frequentare la Piave, e spero che continuino a frequentare anche nel futuro la Piave. Signore e signori, benvenuti, vi preghiamo di prendere posto al vostro tavolo per cortesia. Cosa le sembra questa serata? Beh, è una serata che attendavamo e che dedichiamo a tutti gli amici della Piave, che sono numerosi, quelli che ci stanno almeno qua dentro, insomma. Scegliere di fare un galà intanto della birra è una cosa molto bella, perché la birra di solito si associa a feste molto più, invece fare il galà della birra è una cosa molto molto raffinata, poi farla in una scuola ha un valore aggiunto ancora di più. Siamo partiti da un edificio che era un ricovero attrezzi, cantina, magazzino, per trasformarlo in un edificio di produzione della birra agricola artigianale. Calcolando che la maggior parte di loro sono qua stamattina alle 8, quindi
Le ore sono tante, però i sorrisi ci sono, quindi vuol dire che hanno lavorato in armonia, hanno lavorato con una voglia di fare e si è visto. Bravi! La mia famiglia, Alberto, che se non ci fosse lui è dura la vita. Che se io do 100, mi dà 150%. È vero! E dopo volevo ringraziare mia figlia Chiana. Credo sarà in grado di portare avanti il lavoro dei nonni, del babbo e degli zii.